Ciao a tutti, io sono Simoncino Giallorosso e in questo video vi parlerò del derby della Madonnina finito per 2-2. E sì, sono un video in cui non parlo della Roma, qualcuno se lo starà chiedendo, e perché comunque mi sembrava opportuno farci un video, visto che si è parlato molto anche delle polemiche arbitrali, che andremo ad esaminare dopo. Allora, derby che si è giocato a mezzogiorno e mezza del sabato di Pasqua, poiché se lo volevano vedere in Cina. E in Cina la sera cinese corrisponde al nostro mezzogiorno e mezzo italiano. E partita che si apre con una splendida parata di Handanovic, ma poi l'Inter tiene palla e riparte. E la ripartenza micidiale è quella di Candreva, nel quale Donnarumma ha una fortissima indecisione. Mi sembra un po' De Santis: esco, non esco, esco, non esco, esco, non esco, rimane in mezzo. Candreva lo scavalca con un pallonetto morbido, tralasciando l'esultanza di Candreva che è esagerata, si è tolto la maglietta, è andato sotto la curva a esultare, neanche avesse vinto la finale Coppa dei Campioni. Vabbè. Poi, per condire il tutto con un po' di adrenalina nel secondo tempo, segna il 2-0 l'Inter con Icardi. Questa volta Donnarumma è totalmente esente da colpe che hanno invece i due difensori, quindi a Romagnoli e a De Sciglio che non ha chiuso bene. E Donnarumma poteva tentare un'uscita, ma sarebbe stata molto rischiosa. Così ha provato, si è affidato, diciamo così, ai difensori che hanno sbagliato totalmente il tempo nell'intervento di sfuggire i guardi. Secondo tempo in cui non cambia la sostanza, il Milan fa la partita, ma l'Inter riparte. Si apre sempre con il solito Handanovic che fa un'altra parata strepitosa su De Lufeu. Io mi domando sempre perché non abbiamo preso Handanovic quando se n'è andato De Santis. Si era pure parlato di un suo possibile trasferimento alla Roma, perché lui voleva giocare la Champions e l'Inter non si era qualificata. Cioè, perché non abbiamo preso Handanovic? Ci avrebbe svoltato. Secondo me è il portiere più forte d'Italia. Secondo me sì, anche più forte di Buffon, secondo me. Fortissimo. A parte questo, poi segna Romagnoli. Questo gol secondo me è un autogol perché la deviazione decisiva è quella di João Mario che inganna Handanovic che dapprima si era spostato in un angolo per poi rimanere fermo visto che era stato preso in contropiede. Da qui alla fine della partita l'Inter perderà tantissimo tempo con sostituzioni, si butta per terra, però è anche vero che anche il Milan non sarà da meno, non nel perdere tempo, ma come scorrettezze. Allora, mi sembra che Locatelli da terra avesse arpionato la palla da tutto da terra e se la spostava in un'altra parte per i giocatori dell'Inter. E questo per Rizzoli non è fallo, non è gioco da terra, no, per Rizzoli no. Rizzoli che ha una grandissima esperienza, per chi non lo sa, ha arbitrato finali mondiali nel 2014, ha arbitrato finali di Champions, ha arbitrato tutto il possibile quando era in forma, però l'ABC del calcio prende palla là per terra. È palese, è palese. Gioco da terra, fischia. Punizione per l'Inter. Mentre sul gol, allora non c'è niente da dire, non c'è nulla da dire su che la palla sia entrata, anche perché abbiamo finalmente la tecnologia in Italia che eviterà i gol fantasmi come quello di Montari, quello di Astori. Io sono romanista, ma ancora non capisco se la palla sia entrata o meno. Però io mi arrabbio con Rizzoli ancora, perché sì, l'Inter ha perso tempo. Hanno fatto un cambio, sì, tutto. 2 minuti in più è troppo. Come fai a dare 2 minuti in più? 2 minuti in più in un derby. 2 minuti in più di recupero. Chi? Allora, sa con certezza che un arbitro in una partita regolamentare, ovviamente non un'amichevole, ha dato 2 minuti di recupero in più rispetto a quelli prefissati. Mi scriva qua sotto, mi scrive la partita, perché io in 7 anni sono tifoso della Roma dal 2010 e sono anche il calcio in generale molto appassionato. Non ho mai visto che un arbitro abbia dato 2 minuti di recupero in più rispetto a quelli che già si erano prefissati. Non ho mai visto. Derby che sorride ai milanesi per come si era messo, ma effettivamente non sorride a nessuno dei due. Poteva sorridere la Fiorentina che perde clamorosamente in casa contro l'Empoli. E penso che così l'Empoli, questa vittoria sa di salvezza, perché ormai
Sì, anche se il Crotone si sì, è pareggiato, e questo punto è totalmente vano perché l'Empoli vola più 5 e 2 sconfitte. L'Empoli tranquillamente le farà, ma il Crotone difficilmente farà 2 vittorie. Quindi penso che ormai la lotta salvezza sia chiusa, come è chiusa la lotta scudetto, perché come ho già detto nella recensione, la Roma ha pareggiato con l'Atalanta e quindi non può più ambire. Questo video lo sto facendo in contemporanea con Napoli-Udinese. Fino a 2 minuti fa stavamo 3-0, ora non lo so. E quindi ora è una lotta a 2 per il secondo posto. Penso che l'unica cosa che è rimasta aperta sia la lotta secondo posto. E forse la lotta per il Milan Europa League tra le due milanesi, perché Europa League è chiusa, diretti, ci vanno Lazio e Atalanta. Per il Milan Europa League aperta, Scudetto è chiusa, secondo posto è aperta, salvezza è chiusa. Quindi queste erano le mie opinioni sul derby di Milano. Spero che vi siano piaciute. Se per voi sono state utili, vi prego di lasciare un mi piace. Ci vediamo in un prossimo video con il TG Calcio speciale Champions League mercoledì sera o giovedì mattina. Arrivederci.